Tre metamorfosi io vi nomino dello spirito, come lo spirito diventa cammello e il cammello leone e infine leone fanciullo. Molte cose pesanti vi sono per lo spirito forte e paziente nel quale abita la venerazione. La sua forza anela verso le cose pesanti, più difficili a portare. Tutte queste cose, le più gravose da portare, lo spirito paziente prende su di sé. Come il cammello che corre in fretta nel deserto sotto il suo carico, così corre anche lui nel suo deserto. Ma là dove il deserto è più solitario, avviene la seconda metamorfosi. Qui lo spirito diventa leone. Egli vuole come preda la sua libertà ed essere signore nel proprio deserto. Qui cerca il suo ultimo signore. Il nemico di lui e del suo ultimo dio vuole egli diventare, con il grande drago vuole egli combattere per la vittoria. Chi è il grande drago? Tu devi. Si chiama il grande drago, ma lo spirito del leone dice io voglio. Tu devi, gli spara il cammino. Fratelli, perché il leone è necessario allo spirito? Perché non basta la bestia da soma, che a tutto rinuncia ed è piena di venerazione? Creare valori nuovi, di ciò il leone non è ancora capace. Ma crearsi la libertà per una nuova creazione, di questo è capace la potenza del leone. Crearsi la libertà è un no sacro anche al dovere. Per questo è necessario, leone, prendersi il diritto per valori nuovi. Questo è il più terribile atto di prendere per uno spirito paziente e venerante. Per questa rapina occorre il leone. Questa rapina occorre il leone. Ma ditemi, fratelli, che cosa sa fare il fanciullo che neppure il leone era in grado di fare? Perché il leone rapace deve anche diventare un fanciullo? Innocenza è il fanciullo e oblio, un nuovo inizio. Il perduto per il mondo conquista per sé il suo mondo.